La signora Cristina Granucci è venuta al convegno di Education 2.0 per raccontarci la sua esperienza. Buongiorno, l'esperienza che io presento è, insieme alla collega Claudia Morganti che è adesso in sala, è relativa alla grammatica. È un'esperienza di curriculum di lingua italiana che si snoda dalla classe prima alla classe quinta della scuola primaria, curriculum appunto verticale di lingua italiana. Questa esperienza di curriculum parte dalla lingua viva, quindi il nostro assunto principale è quello di partire dal contesto comunicativo, la lingua autentica, la lingua viva che viene parlata proprio dai ragazzi. In classe seconda, nello specifico della classe seconda che è appunto l'esperienza che noi abbiamo presentato oggi, si parte dai dialoghi che i ragazzi ascoltano in famiglia. I bambini di classe seconda raccolgono questi dialoghi nella propria famiglia, li portano in classe e poi a turno vengono letti e vengono analizzati. Spesso questi dialoghi non sono comprensibili perché la lingua parlata è volatile, molto difficile catturare le parole delle persone che parlano, per cui è necessario ricostruirli, è necessario comprenderli e ricostruire proprio il contesto comunicativo. Come si fa? La classe interagisce ponendo delle domande al ragazzino che ha portato il dialogo e quindi dalle domande emerge pian piano il contesto comunicativo, chi è che ha detto questa frase, a chi si rivolgeva, dove eravate, che cosa dice, in definitiva perché lo dice. Emergono spesso anche tanti elementi di approfondimento relativi alla gestualità utilizzata, al tono della voce. È importante a questo punto interagire con gli altri linguaggi, quindi il linguaggio verbale si va ad arricchire e a interscambiare col linguaggio iconico, quindi il dialogo viene disegnato e mentre si disegna ampliato, perché mentre si disegna spesso i bambini si accorgono che hanno bisogno di ulteriori elementi per comprendere la situazione comunicativa. Infine viene drammatizzato e ancora si arricchisce la situazione. Tutto ciò poi viene riportato sotto forma di testo, ecco quindi dalla lingua viva, dal pragmatico, si passa alla prima testualità. Sotto forma di testo vengono riscritti questi mini racconti, vengono ricostruiti proprio sotto forma di narrazione e lì i bambini capiscono che ogni narrazione, ogni testo ha un proprio incipit, un proprio svolgimento in cui poi è inserito il dialogo catturato e una propria conclusione, quindi la struttura del testo. Ecco che piano piano cominciano a formarsi i primi elementi della grammatica, non solo del discorso, quindi contesto comunicativo, la scelta lessicale, ma appunto la grammatica del testo, no? Pian piano poi il percorso si sviluppa e si allarga dalla lingua parlata in casa alla lingua parlata nell'ambiente circostante. Quindi con la stessa modalità vengono acchiappati i dialoghi al mercato e di nuovo il percorso ricomincia per analizzare la lingua, metterla sotto forma di testo e costruire delle storie. Qui si comincia anche a scrivere perché le storie vengono rielaborate, ampliate, con interventi anche di taglia e incolla, copia e incolla, quindi si ha una apertura, quindi una gran voglia di scrivere, un bisogno di scrivere sulla base motivante, perché la lingua è vissuta, quindi è propria del bambino. Questi percorsi inoltre si adattano ad ogni bambino, qualsiasi sia la sua origine anche culturale, e si adatta ad ognuno, ognuno proprio ne è compreso e lo comprende, diciamo. L'ultima tranche praticamente del percorso che si snoda in una annualità è il passaggio al letterario, ovvero i dialoghi nel testo letterario. Solitamente noi siamo soliti affrontare la fiaba, quindi i dialoghi nella fiaba. I bambini che si sono impadroniti in qualche modo dei ferri del mestiere riescono a interpretare il testo letterario, a fruirlo appieno e a capirne la bellezza, perché riescono proprio anche a smontarlo, a interpretarlo, perché hanno vissuto la lingua e hanno costruito le proprie regole, hanno capito come funziona. Quindi si tratta di un completo rovesciamento dell'approccio tradizionale allo studio anche della grammatica. E quindi ritiene che i ragazzi reagiscano in modo molto positivo a questo diverso approccio, acquisiscono comunque gli strumenti poi della grammatica anche a livello teorico, cioè arrivano alla fine all'acquisizione delle regole.
Sì, infatti il percorso si inserisce in questo contesto di didattica laboratoriale, no? Quindi, come ha detto lei, è proprio un ribaltamento della didattica tradizionale, non trasmissione ma costruzione del sapere. E quindi sì, il ragazzo si impossessa proprio del proprio sapere, è attivo in una continua attività proprio di problem solving, di ricerca e di riutilizzazione delle proprie conoscenze e messa a frutto delle conoscenze anche in contesti diversi. Quindi la mente è continuamente alla ricerca di nuove strategie, di nuove soluzioni, si fanno ipotesi, si scartano e in qualche modo poi alla fine le regole che vengono individuate, delle grammatiche, quindi non della grammatica, no? Che come dicevamo prima è la grammatica della frase, quella tradizionale che una volta veniva presentata proprio nelle aule, adesso non è più la padrona, perché c'è la grammatica della frase, che poi peraltro è anche la più complessa e più astratta, che viene in qualche modo preceduta e accompagnata dalla grammatica del discorso e la grammatica del testo. Quindi le tre grammatiche, ognuna con i propri elementi, che mi danno appunto uno sguardo plurale, cioè il ragazzo vede la lingua da più punti di vista diversi, ne coglie la complessità e il funzionamento. E ritiene che questo modello possa essere poi replicato? Come potrebbe essere inserito davvero nella pratica didattica di tutte le scuole, che sembra veramente un modello molto efficace? Allora, l'impianto curricolare esiste già ed è già stato, esiste anche una bibliografia, perché è stato appunto ideato questo impianto curricolare dalla professoressa Maria Piscitelli e va dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Ora, in che maniera si può condividere? Ecco, noi abbiamo messo a abbiamo creato una piccola realtà prendendo le mosse dal CIDI di Firenze, che ci ha dato proprio il là, che ci ha proprio fatto da guida. Abbiamo creato un'associazione professionale anche nella nostra città e qui lavoriamo in modo trasversale, cioè all'interno della nostra territorio proprio c'è un piccolo gruppo che piano piano si sta ingrandendo e che dove noi mensilmente ci incontriamo, portiamo le esperienze delle nostre classi e le riportiamo poi nei nostri istituti. Quindi è un gruppo professionale di ricercazione permanente sul territorio, trasversale agli istituti. Signora Granucci, per un insegnante che non vive in Toscana, come può venire a conoscenza di questo metodo e avvicinarsi e avere maggiori informazioni? Questi percorsi sono pubblicati dalla professoressa Maria Piscitelli, quindi ci sono in circolazione diverse pubblicazioni. Inoltre c'è un sito www.fucinadeleidee.eu curato dalla professoressa Piscitelli, in cui sono a disposizione diversi materiali e dove si può anche interagire per scambiare delle proprie esperienze. La ringrazio moltissimo. Grazie a lei.